Home Touch 3488, associazione con l'app Door Entry per Home Touch. Appena l'Home Touch si accende, vi avvisa che non è connesso a nessuna rete Wi-Fi. Cliccando sull'icona della busta con la notifica, arrivate alla scorciatoia che vi aiuta a connettere l'Home Touch. Scegliete quindi la rete Wi-Fi di casa e inserite l'eventuale password. Adesso potete scaricare l'app Door Entry per Home Touch dagli store Apple o Google. Attenzione a non confondervi con quella del classe 300. L'app giusta per Home Touch ha la chiave più sottile e l'anello esagonale. Sappiate che se usate il QR code si arriva a scaricare l'app giusta in un paio di clic. A questo punto va creato un nuovo account, oppure se ne avete già uno, basta accedere con le credenziali giuste. Ricordati che per godere appieno di tutte le funzioni dell'app vanno consentite le notifiche e l'accesso al microfono. L'installazione è ora terminata. Notare che il videocitofono ora non mostra più gli avvisi di prima e siamo pronti a usare l'app. Attendiamo che si sincronizzi il cloud e dopo circa un minuto possiamo verificare il funzionamento.